Di solito la squadra più forte della Serie A è quella che vince lo scudetto, ma non oggi. Perché quest'oggi sarà quella che vincerà questo Imperialism edizione Natale. Le 20 squadre della Serie A sono su un'isola ghiacciata e tutte loro avranno un territorio da difendere. Io girerò questa ruota per capire quale squadra attaccherà e questa freccia per capire la direzione. Le due squadre si sfideranno e quella perdente verrà cacciata dall'isola, mentre quella che vince conquisterà il territorio. E ripeterò questo processo fino a quando non ne rimarrà una sola. E dato che questa è l'edizione Natale, le ruote saranno due. Una la conoscete già, mentre l'altra conterrà dei regali per la squadra estratta. Non ci resta che iniziare e via con la prima partita. E la prima squadra a giocare in questo Imperialism speciale Natale è l'Inter. E il regalo per l'Inter sarà aiuto dal passato. E quindi nella formazione dell'Inter entreranno tre giocatori che in passato hanno giocato nell'Inter. E questi tre calciatori sono Eto'o, Zanetti e Ronaldo il fenomeno. Inter che attaccherà a sud, e a sud c'è il Sassuolo. E con il regalo di Natale pensavo che l'Inter avrebbe distrutto questa partita, e in realtà sta avendo qualche problema. Cioè, a dire che il Sassuolo all'Inter spesso e volentieri negli anni ha dato problemi, ma non pensavo anche in questo Imperialism. Lautaro Martinez per Di Marco, attenzione, Ronaldo il fenomeno contro la palla, la dà in mezzo per Barella che calcia piano, palla che rimane lì, e Ronaldo il fenomeno al 65esimo fa l'1-0 per l'Inter. Arbitro che dovrebbe fischiare a breve. Palla che arriva a Barella e all'ultimo secondo fa il 2-0 e la partita finisce qui. Sassuolo che viene rimosso e l'Inter è la prima squadra a conquistare un territorio. E già la prima partita è stata bellissima. La seconda squadra a scendere in campo è il Torino. E il regalo del Torino è top player rimosso. Torino che attaccherà a sud, un po' est, e a sud-est c'è l'Empoli. Empoli che subisce il primo gol, ma l'assenza di Ciccio Caputo non si sente perché Ranocchia fa un grandissimo gol da fuori aria. Purtroppo per l'Empoli non basta, subisce il secondo gol e perde la partita. Empoli cacciato dall'isola e il Torino si espande. E la terza squadra che giocherà in questo FC 24 Imperialism è la Juventus. E il regalo per la Juventus è Kylian Mbappé. Juventus che attaccherà a sud-ovest, e a sud-ovest c'è il Bologna. Ah, e comunque vi devo fare una confessione, questa barba è finta. Ed è davvero troppo strano vedere Kylian Mbappé con la maglia della Juventus. Farà un gol in questa partita? Non lo so, ma spero di sì per i tifosi della Juve. Federico Chiesa, c'è Mbappé in mezzo, attenzione, Chiesa entra in area, la dà in mezzo per Vlahovic e Skorupski fa un miracolo. Kylian Mbappé, limite dell'area, calcia, traversa piena, avanza, attenzione, Mbappé, ultimazione del primo tempo, di tacco per Vlahovic, c'è Chiesa in mezzo e viene servito. Chiesa all'ultimo secondo del primo tempo fa l'1-0. Ultimazione della gara, calcio d'angolo per il Bologna, Orsolini alla battuta. Orsolini, la crossa in mezzo, Carson, e Szczęsny la toglie da sotto l'incrocio. Kostic spazza e l'arbitro fischia la fine della gara. La Juventus vince 1-0. E stiamo vedendo una partita più bella dell'altra. La prossima a giocare in questo FC 24 Imperialism è il Milan. E il regalo di Natale per il Milan è... non c'è più Mbappé, ma c'è Haaland, e infatti tocca proprio a lui. Milan che attaccherà a est, e ad est c'è il Frosinone. Con tutto il rispetto per i tifosi del Frosinone, ma il Milan non serve Haaland per vincere questa partita. Non vorrei adesso averla mandata, però. E nella ruota dei regali c'è Haaland e non Mbappé, perché i giocatori speciali possono giocare solamente una partita. Il prossimo dopo Haaland sarà Lionel Messi. Io pensavo che il Milan avrebbe stravinto questa partita, ma non è così. Attenzione, Krunic in mezzo per Leao, che calcia, Turati para. Haaland in mezzo per Leao, e al 68esimo Rafa Leao su assist di Haaland fa l'1-0. Krunic, Bennas Ser, la dà in mezzo per Haaland e sotto porta fa il 2-0 e il Milan riscatta ufficialmente il suo regalo. Frosinone che viene cacciato dall'isola e il Milan si espande ad est. La prossima squadra che giocherà in questo Imperialism è la Fiorentina, e il regalo per questa Fiorentina è top player rimosso. Fiorentina che attaccherà a sud, e a sud c'è il Monza. Monza che senza Pessina soffre parecchio, subisce due gol nel primo tempo e il terzo al 90esimo. Monza cacciato dall'isola e la Fiorentina si espande. E la prossima squadra che giocherà in questo FC 24 Imperialism è il Lecce. E il regalo di Natale per questo Lecce è... non ci credo. Nulla. Lecce che attaccherà a ovest, un po' nord, e in quella direzione c'è il Genoa. Lecce che non riceve un regalo dalla ruota, ma riceve il regalo da Blin, che al 36esimo fa l'1-0 e questo sarà l'unico gol della partita. Il Genoa è cacciato dall'isola e Lecce si espande. La prossima squadra a giocare
e l'Udinese. E il regalo che riceverà l'Udinese è top player rimosso. Udinese che attaccherà a ovest, un po' nord, e in quella direzione c'è il Milan. E questo top player rimosso al Milan pesa tantissimo, perché il miglior giocatore del Milan è Rafa Leao. Al suo posto è entrato Chukwueze, che comunque è un ottimo sostituto. Pulisic! Mentre stavo parlando, il Milan fa comunque l'1-0 al settimo minuto con Pulisic. Reinders, limite dell'area, può provare il tiro. Lo fa! Tijani Reinders al 45esimo fa il 2-0. Non ci sono altri gol e il Milan conquista un altro territorio. La prossima squadra che giocherà in questo Imperialism è il Cagliari. E il regalo che riceverà il Cagliari è 2 vite. E questo significa che il Cagliari, prima di essere cacciato dall'isola, dovrà perdere 2 partite. Cagliari che attaccherà a est, un po' nord, e ad est c'è l'Atalanta. 2 vite per il Cagliari, ma non ne usa nemmeno una, perché Pavoletti fa l'unico gol della gara e il Cagliari vince questa partita. Atalanta cacciata dall'isola. E la prossima squadra a giocare in questo FC24 Imperialism è l'Inter. E il regalo per l'Inter è portiere 99. Questo significa che Sommer verrà potenziato con tutti i parametri a 99. Inter che attaccherà a est, un po' nord, e in quella direzione c'è Lecce. Strefezza, limite dell'area, Strefezza calcia! E Sommer para, fa la prima parata al 53esimo minuto. L'avrebbe parata anche senza l'overall a 99? Non lo so. Calcio d'angolo per l'Inter, Barella dalla bandierina, Falcone in qualche modo la para, palla che rimane lì! E Dumfries al 61esimo fa l'1-0. Partita che dovrebbe finire a momenti, e infatti è così, l'arbitro fischia e l'Inter vince 1-0 contro il Lecce. Lecce che viene rimosso e l'Inter circonda la Salernitana. E la prossima squadra a giocare in questo Imperialism è, per la primissima volta, la Lazio. E qual è il regalo che la Lazio riceverà in questa partita? Lionel Messi. Lazio che attaccherà a nord-est, e a nord-est c'è il Cagliari. Goleada Lazio che in questa partita ne fa 3. Il primo con Zaccagni, il secondo con Immobile e il terzo di nuovo con Mattia Zaccagni. L'aiuto di Messi è stato fondamentale in questa partita. Il Cagliari è cacciato dall'isola e la Lazio conquista questo territorio. La prossima squadra a scendere in campo è la Salernitana. Salernitana che può giocare solamente contro l'Inter, e il regalo di questa partita è nulla. Io non ci voglio credere. Alla Salernitana è andata molto male. Non solo non riceve il regalo, ma in più prende 3 gol nella stessa partita. Di Marco, Lautaro Martinez e infine Arnautovic. Salernitana rimossa dall'isola e l'Inter conquista il territorio. La prossima squadra che giocherà in questo Imperialism è la Roma. E il regalo per la Roma è Kevin De Bruyne. Roma che attaccherà a est, un po' sud, e questo significa derby del Lazio. Renato Sanchez, limite dell'area, calciata fuori, prove del para. Dybala in mezzo per Lukaku, che solo in aria calcia, e prove del fa l'ennesimo miracolo. Dybala in mezzo per Aouar, che calcia, e questa entra. Aouar fa l'1-0 all'ora di gioco. Arbitro fischia la fine e la Roma vince il derby 1-0. Lazio che viene cacciata dall'isola e la Roma con una sola vittoria conquista tantissimo terreno. Rimangono pochissime squadre, la prossima a scendere in campo è il Napoli per pochissimo. E il regalo del Napoli in questa partita è... non ci credo, nulla, il Napoli non avrà aiuti. Napoli che attaccherà a est, un po' nord, e ad est c'è il Verona. Al Napoli non serve nessun regalo e chiude la partita già nel primo tempo. Primo gol di Osimhen e il secondo di Politano. Verona rimosso da questo Imperialism e il Napoli conquista il territorio. Rimangono pochissime squadre, la prossima a scendere in campo è la Juventus. E il regalo di questa Juventus è aiuto dal passato. Juventus che attaccherà a sud, e a sud c'è l'Inter. E questa partita è una finale anticipata, una partita bellissima. I 3 calciatori che arrivano dal passato per la Juventus sono Pavel Nedved, David Trezeguet e Roberto Baggio. Basteranno per battere l'Inter? Lo scopriremo in questo video. Trezeguet, filtrante per Rabiot, i francesi si intendono! E Rabiot fa l'1-0 all'11esimo. Trezeguet avanza palla al piede, ultimazione del primo tempo, la mette in mezzo per Baggio! E Baggio al 45esimo fa
il 2-0. Baggio avanza palla al piede, filtrante per Chiesa. Trezeguet sta scattando e viene servito. Trezeguet, limite dell'area. Trezeguet! Mancava il suo gol e arriva David Trezeguet, fa il 3-0 per la Juventus. Minuto di recupero che è finito. Danilo, Gatti, la spazza e mi sa che l'arbitro fischia la fine. E infatti è così, la Juventus vince 3-0. Inter incredibilmente fuori da questo imperialism e la Juventus diventa la più grande dell'isola. Sono rimaste solamente 6 squadre. La prossima a scendere in campo è il Napoli. E l'aiuto del Napoli per la prossima partita sarà Karim Benzema. Napoli che attaccherà a sud-ovest e a sud-ovest c'è la Fiorentina. Nico Gonzalez in aria, là in mezzo per Nzola che calcia! Traversa gol! Nzola! E la Fiorentina passa in vantaggio! Kvaratskhelia, là in mezzo per Osimhen che la dà ad Anghissa! Anghissa pareggia e fa l'1-1. Fiorentina che recupera palla e l'arbitro fischia la fine. Tra Napoli e Fiorentina si andrà ai calci di rigore. Biraghi contro Meret, non ci credo. Meret para 2 rigori di fila. Osimhen spiazza Terracciano, 2-0. Ma adesso deciderà Di Lorenzo. Contro Terracciano, spiazzato Terracciano e con il gol del capitano Di Lorenzo il Napoli elimina la Fiorentina. E la prossima squadra a giocare in questo imperialism è di nuovo il Napoli. E il regalo del Napoli in questa partita sarà top player rimosso. E infine Napoli che attaccherà a est, un po' sud, e ad est c'è la Roma. E questa partita la Roma la giocherà senza Paolo Dybala, che è a tutti gli effetti il miglior giocatore della Roma. Christensen, la crossa in mezzo per Lukaku che controlla e calcia! Romelu Lukaku, anche senza Paolo Dybala, fa l'1-0. Lukaku calcia da fuori! Ma che gol ha fatto Romelu Lukaku! Questo gol è senza senso! Partita che finisce 2-0 e la Roma diventa la più grande dell'isola. Rimangono davvero pochissime squadre. La prossima a scendere in campo è il Torino. E l'aiuto per questo Torino sarà Robert Lewandowski. Torino che attaccherà a sud, un po' ovest. E adesso assisteremo ad un altro derby. Non so se questo derby è ai livelli di Lazio-Roma, ma sarà sicuramente una gran partita e da come è iniziata mi aspetto qualsiasi cosa. Sanabria in mezzo per Lewandowski che in aria calcia troppo alto. Fagioli in aria adesso, Fagioli in mezzo per Rabiot. Rabiot segna anche in questa partita allo scadere del primo tempo e fa l'1-0. Tempo di recupero che è finito. Voivoda e l'arbitro fischia la fine e la Juventus vince di corto muso 1-0 sul Torino. E una cosa è certa, la Roma giocherà la prossima partita. Purtroppo la Roma si ritrova in questa situazione, ma la squadra estratta è la Juventus. E il regalo per la Juventus per questa semifinale sarà partita alla pari, nessun regalo. Fagioli avanza, Kostic in mezzo per Vlahovic sotto porta, Dusan Vlahovic fa l'1-0 per la Juventus. Vlahovic ancora in aria, Vlahovic alto sopra la traversa. Non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine, la Roma è eliminata e la Juventus è in finale contro il Milan. Io adesso girerò questa ruota non per scegliere chi giocherà, ma per scoprire chi otterrà il regalo. E il regalo di questo imperialism sarà del Milan. E il regalo che il Milan riceverà per questa finale è aiuto dal passato. E signore e signori, benvenuti alla finale di questo FC24 Imperialism speciale Natale. Le due finaliste sono Milan e Juventus e il Milan ha 3 calciatori del passato in squadra. Questi sono Van Basten, Kakà e Paolo Maldini. Kakà, Van Basten, calcia da fuori! E per pochissimo non entra! Vlahovic fermato da Paolo Maldini, malissimo! Paolo Maldini che rischia il cartellino rosso, ma non è così, cartellino giallo. Locatelli, la crossa in mezzo, attenzione palla che rimane a Kostic! E Maignan fa un miracolo e la manda in calcio d'angolo. Ealing Junior, in mezzo per Rabiot, che può provare il tiro, lo fa! Maignan para anche questo. Dietro per Reinders, in mezzo per Chukwueze, limite dell'area, in mezzo per Leao! All'86esimo, Rafa Leao fa l'1-0 per il Milan. Milan ancora in attacco. Van Basten calcia da fuori, Szczęsny para. Ma partita che finisce qui e il Milan vince 1-0 contro la Juventus. E il Milan è il vincitore di questo FC24 Imperialism speciale Natale. E se questo video ti è piaciuto io ti invito a guardare questo qui e iscriviti così non ti perderai i prossimi video. E mi raccomando, buon Natale!